Carissimi amici e amiche, Maria, buonasera, bentornati, ben ritrovati a tutti. Interrò a suo modo un pochino il canto perché ho visto già qualche domanda partita, quindi prima che si accumulino cominciamo a rispondere ad esse. Smith Stingari. Smith Stingari scrive: buonasera Don Leonardo. Ci può spiegare brevemente la tradizione dei rumini sulla finestra nella notte dei defunti? Allora, sulla notte dei defunti io non ne so assolutamente niente. Sulla notte del 31 invece di ottobre, quindi la vigilia di ogni santi, non è che c'è proprio una tradizione, c'è una pia usanza che è nata un po' per onorare i santi e in alternativa a ciò che purtroppo anche in Italia ormai è diventata una cosa abbastanza diffusa, si fa da diversi anni, perché sapete che la notte di Halloween si metterebbe una lanterna, una zucca, insomma, si scava una zucca e si mette dentro una candela accesa. Adesso non mi va di fare tutta la storia di Halloween, ho fatto 2000 video su YouTube, chi è interessato lo vada a vedere, Jack la lanterna and company, insomma, no? E questo rito, tra l'altro, che poi a prescindere di come uno voglia qualificarlo, non ha niente a che fare col nostro anche essere italiani, insomma, italiani senza ovviamente dare nessun tipo di valenza a questa espressione. Siamo vissuti in Italia, quindi siamo di tradizione cattolica e siamo di cultura italiana. Ecco, quindi questa cosa non c'entra niente. Invece, siamo un paese di santi, poeti e navigatori. E accendono la candela ai santi è cosa che facciamo regolarmente andando in chiesa, per cui ecco, io ho suggerito da tanti anni quando stavo nelle parrocchie, perché si possono benedire lumini un po' per il 31, un po' perché invece dall'1 all'8 febbraio si portano al cimitero, perché è pia consuetudine anche portare i lumini al cimitero, e i lumini benedetti che si portano al cimitero invece sono sacramentali, che fanno bene alle anime del purgatorio. Quindi io ho sempre suggerito, dico, accendiamo, mettiamo sulla finestra un bel lumino benedetto, che lo accendiamo come espressione di fede e di devozione nei confronti dei santi che veneriamo, perché cioè, il problema del 31 non è soltanto andare contro Halloween, cosa che a mio avviso comunque bisogna fare, ma sapete che dietro un essere contro c'è sempre prima un essere per. E l'essere per è riappropriarci di questa che è una delle più belle feste dell'anno, insomma, perché è la festa nostra, la festa della Chiesa trionfante, la festa del luogo dove tutti quanti siamo diretti e speriamo di andare, insomma, no? Per cui rovinarlo, insomma, con una macabra carnevalata, che poi purtroppo a quello che insegnano fior di esorcisti non è solo una macabra carnevalata, ma purtroppo è molto di peggio, perché il 31 è il primo sabato, insomma. È cosa, è fenomeno abbastanza pietoso, insomma, è abbastanza brutto, ecco. Quindi questo, però, per quanto riguarda il giorno dei defunti, io non ne so assolutamente nulla, insomma, accendere sul davanzale nel giorno dei defunti, il giorno dei defunti si porta al cimitero e i ceri benedetti. Luisiana Calvi scrive: buonasera Leonardo, la consacrazione del Monfort può essere fatta solo in chiesa? Assolutamente no, la consacrazione del Monfort, per prima di essere fatta bisogna pensarci bene, quindi fare un buon discernimento, se possibile aiutati da un sacerdote che sappia fare un discernimento, aiutare un discernimento di questo genere, nel senso che i sacerdoti sono tutti bravi ma non tutti conoscono gli scritti del Monfort e quindi diciamo, le caratteristiche della consacrazione totus tuus, ma la consacrazione è un sacramentale, quindi certo San Luigi Monfort suggerisce di fare l'atto di consacrazione dopo aver partecipato alla Santa Messa e aver fatto la Santa Comunione. Quindi è chiaro che questo sarebbe l'ideale, però di per sé, ecco, non è che esista una regola assoluta, d'accordo? Ecco, per cui se uno, ne so, è infermo, non può andare in chiesa, se lo legge in camera, insomma, no? Quindi non ci sono problemi, insomma, quindi non ci sono su queste cose norme assolute. La Lilli. Buonasera padre, che ruolo ha la Chiesa di fronte al suicidio? Può annegare le esequie? Grazie. Allora, anzitutto bisogna sempre porre bene le domande, d'accordo? La Chiesa che potere ha di fronte al suicidio? La Chiesa, insomma, il suicidio è un atto gravissimo che una persona fa e in preda a ben determinati pensieri, circostanze, situazioni che Dio solo conosce, punto. E ora bisogna vedere se è un suicidio
come è celebre il caso di Welby, lo ricorderà chi c'ha qualche annetto in più come me, in cui la Chiesa negò il funerale. Ma perché? Perché quello era un suicidio commesso con piena avvertenza, deliberato consenso, e a scopo anche un po' ideologico, è abbastanza ideologico, e quindi con piena lucidità nonostante le situazioni di sofferenza. Ecco, una cosa di quel genere pone in quelle condizioni previste dal diritto canonico che un pubblico peccatore non pentito, pubblico manifesto peccatore, adesso non mi ricordo bene la norma, non pentito, non può ricevere l'esequie se non abbia dato segno di pentimenti. È chiaro che un suicida che fa questo gesto in preda alla disperazione, quindi un suicida differente, un poveraccio che magari stava pieno di debiti fino al collo e in un gesto insomma di disperazione si toglie la vita, le esequie oggi sono tranquillamente consentite, perché quando c'è il dubbio noi non possiamo sostituirci a Dio nel giudizio di una persona, no? È come quando un prete, se una persona si va a confessare, ordinariamente il pentimento si deve presumere, a meno che non ti costi oggettivamente da fatti, come dire, assolutamente evidenti che il penitente stesso manifesta. Perché se il penitente si dice che è pentito, se la prende lui la responsabilità davanti a Dio. Quindi, se io ti faccio il funerale non vuol dire che tu sia salvo, quindi magari bastasse fare il funerale in chiesa per essere certi che la persona è salva, mica detto che è salva, d'accordo? Però non ci si può sostituire a Dio nel dare un giudizio definitivo e neanche probabile se non si ha la certezza, d'accordo? La certezza morale ovviamente, per quanto è possibile averla, che ci sia una situazione che impedisca questa cosa, no? Ecco, è una cosa analoga a quella che capita a un confessore se si trova in condizioni oggettive di dover, non dico poi negare, dover rimandare l'assoluzione, perché non è che l'assoluzione si nega, si dice al penitente: guarda, preghiamoci un po' sopra, ci rivediamo tra qualche giorno, tra qualche tempo, perché in questo momento la situazione insomma deve essere un pochino sciolta, ecco. Spero anche qui di essere stato chiaro. Anto Ind 91. Don Leonardo mi spiega come sia possibile che semplicemente recitando l'orazione di Santa Brigida si evita di passare il purgatorio. Implica forse il fatto che si passerà un purgatorio terreno. Allora, in queste cose qui, queste preghiere sono di origine devozionali e a cui sono legate delle promesse. Ognuno è libero di dargli, come dire, il peso che ritiene nella propria coscienza. Come sia possibile queste cose, così come siano possibili promesse per esempio molto più autorevoli come la grande promessa del Sacro Cuore, eccetera eccetera, io non mi sento assolutamente in grado, essendo semplicemente un povero prete, di andare a sondare come, dove, quando e perché, insomma, no? Ecco, quindi fare una preghiera non ha mai fatto male a nessuno. Io ho sempre sostenuto questa posizione. Ci sono anche in ambito cattolico anche autorevoli personaggi che, a cui non piacciono queste preghiere fatte, come dire, a ripetizioni a cui sarebbero collegati dei benefici, hanno delle riserve. Io sinceramente non me la sento di fare, cioè se hanno delle riserve avranno i loro buoni motivi. Io sinceramente non c'ho proprio, cioè, non ci vedrei niente di strano se ci fosse un beneficio. E se ci fosse qualcosa di strano non me ne stupirei, d'accordo? Io sono sempre propenso, quando non ci sia in grado, come non ci sia di mezzo la fede, d'accordo, o la morale, purché si abbia sempre un sano equilibrio nell'accostamento alle cose, di lasciare una certa libertà. Mi sembra, però potrei sbagliarmi, che a dire una preghiera, anche a dire una serie di preghiere, a meno che uno non lo faccia proprio con fini superstiziosi, con le classiche catene di Sant'Antonio, allora lì siamo su un altro discorso, ma non mi sembra che sia questo il caso, non possa venire nulla di male, insomma. Ecco. Punto. Buonasera, Matteo Chimetti. Buonasera, 51. Nella mia parrocchia sono spostato il tabernacolo dall'altare maggiore ad uno laterale. Il parroco mi ha detto che sono nuove disposizioni. Lei ne sa nulla. Allora, dipende da come è fatta la parrocchia, dipende da come è fatta la chiesa, dipende dalla struttura.
Perché adesso che si celebra la Santa Messa con l'altare rivolto versus populum, allora, o il tabernacolo sta un pochino elevato se sta al centro, quindi io quando ristrutturavo la chiesa di Borgo San Michele rimettemmo il tabernacolo al centro, ma elevato a quasi 2 metri da terra, in modo tale che quando io celebravo io non davo proprio le spalle al tabernacolo, ma il tabernacolo stava sopra la mia testa. È chiaro che se tu metti il tabernacolo a 1,5 metri e ci si mette il sacerdote davanti a celebrargli, cioè, capite che dobbiamo fare? Cosa è meno peggio? Che lo sposti lateralmente, ma almeno il tabernacolo, almeno il sacerdote non gli dà le spalle, oppure che lo lasci lì con il sacerdote che ti guarda in faccia a te e dà le spalle al nostro Signore? Cioè, le norme liturgiche chiaramente lo dicono, ma basta che uno pensi con un pochino di buon senso. A mio avviso è preferibile trovare una soluzione. Io ho visto a Roma ci sono tante chiese, infatti io guardai bene alcune chiese e mi venne in mente anche a me di fare questa cosa, no? Perché si può, come si dice, salvare capro e capoli, perché se a mio avviso, insomma, la centralità di nostro Signore dentro la chiesa è una cosa. Però per esempio nella mia chiesa di Sermoneta, se uno viene, la cappella del Santissimo è una cappella laterale, perché è proprio impossibile, cioè, ma non c'era neanche anticamente, perché sull'altare soltanto, anche sull'altare antico, quindi quello dove c'è questo grandissimo crocifisso, se ci si mettesse sopra l'altare il tabernacolo, io gli darei completamente proprio le spalle al 100%, mentre celebro il tabernacolo sarebbe completamente coperto dalla mia persona. Per cui ringraziamo il Signore, insomma, che sta nella cappella del Santissimo Sacramento laterale. E certo, a mio avviso possibilmente non c'è una grande condizione ostativa, se possibile attraverso questo accorgimento, quindi elevando un pochino il tabernacolo, si può conservare sia la centralità del tabernacolo in chiesa con le norme liturgiche che oggi prescrivono ordinariamente la celebrazione della messa, specialmente il novus ordo versus populum. Se poi un giorno si dovesse tornare a celebrare versus Deum, che sia meglio che sia peggio, siamo liberi, tranquilli, siamo liberi di discuterne, d'accordo, fermo restando l'osservanza della disciplina attuale, perché le norme disciplinari, teniamo presente che le norme disciplinari non sono dogmi di fede, quindi uno, se c'è una legge della Chiesa, la si osserva, punto. Ma se è una norma disciplinare, si possono tranquillamente, garbatamente, educatamente, senza fare battaglie teologiche, crociate a sangue, dire: a mio avviso sarebbe preferibile un'altra soluzione, però adesso la disciplina della Chiesa è questa e io la osservo. Però si può esprimere gravatamente, insomma, non è che stiamo, insomma, sotto regime di assoluta impossibilità di parlare. Sulle cose della fede no, sulle cose della fede no, non c'è, come dire, libera discussione. Quando sono di fede, ma sulle norme disciplinari o sulle verità che ancora non sono dogmi di fede, è possibile il sereno confronto. Sereno confronto, ecco. Bene. Ave Maria Don Leonardo, come funzionerà per comunicarle il numero di Ave Maria offerte per l'intenzione della Vergine Maria? Rosario Scapolatiello. Ma qui probabilmente, allora, alcuni miei collaboratori hanno lanciato un pochino questa cosa per il mese di ottobre. E quindi penso che si debba, ovviamente l'hanno fatto con la mia benedizione e con il mio consenso, io però non ho ordinariamente modo di occuparmi di queste iniziative, le concordiamo e poi vengono curate dagli amministratori dei miei social networks, chiamiamoli così, quindi non saprei che dirle. Ma non è importante comunicarle, l'importante è dirle le Ave Maria, quindi che più se ne dicono e meglio è. Poi comunicarle fa niente, anzi a mio avviso se si comunicano poco è anche meglio, insomma. Quindi con tutto il rispetto non vorrei che i miei collaboratori avessero fatto qualcosa, insomma, ecco. Rosi Biffi, buonasera. Don Aldo Cristo, il battesimo dei bimbi non nati fatto nella Divina Volontà moltiplica gli effetti, grazie. Vabbè, questo al battesimo dei bambini non nati è pratica, come dire, del tutto libera e del tutto personale, d'accordo? Ecco, quindi il battesimo dei bambini non nati non è atto ufficialmente riconosciuto
dalla Chiesa. Io qui in questi vesti parlo sempre in termini sacerdotali. E tutte le cose fatte nella Divina Volontà, chi conosce la Divina Volontà sa bene che evidentemente moltiplicano gli effetti, ma anche qui come, dove, quando, fino a che punto, cioè non ha senso porsi troppe domande di questo genere. Il battesimo dei bambini non nati richiama tante verità opinabili, perché il limbo e la sua esistenza, anche qui alcuni dicono che la Chiesa non ci crede più, non è vero questo qui, non è vero, perché non c'è nessuna pronuncia definitiva né in un senso né in un altro, anzi, come io tante volte ho dimostrato semplicemente leggendo delle definizioni di concili e di papi, non viene mai nominato il limbo, ma viene nominato un luogo dove vanno i non battezzati, dove si subisce soltanto la pena del danno, in diversi autorevoli documenti. Quindi il limbo non ce lo possiamo, come dire, togliere dai piedi come un'ipotesi teologica, così come disinvoltamente vedo da fare da molti, ma cioè, io vorrei avere un confronto con questi molti e prendere i passi e dire parliamone insieme e vediamo un pochettino cosa dire dinanzi a questi passi. Adesso non è il caso di fare questo discorso, no? È chiaro che, supposta l'esistenza del limbo, ci si chiede se, per quanto mi riguarda, il limbo non può essere eterno, quindi sicuramente se esiste, se ci sono dei bambini non battezzati, io personalmente ritengo che esista, e usciranno da lì alla risurrezione della carne, questo è sicuro. Ma insomma, siccome da una risurrezione della carne ci passa un pochino di tempo, è possibile farlo uscire un po' prima? Allora qui entro tutto il discorso delle messe celebrate per i bambini non nati, dei battesimi per i bambini non nati, chi li può fare, chi non può fare, è un discorso, diciamo, complesso, che non è questa la sede, diciamo, per approfondire. L'importante è che sia chiaro che su questa materia si ha la libertà, d'accordo? Chi fa queste cose non deve giudicare chi non le fa, e chi non le fa non deve giudicare chi le fa, perché si tratta di materia libera e che non può fare del male a nessuno, perché si celebra una messa per un bambino non nato, non posso, sicuramente non faccio male a nessuno, quindi ecco, non è il caso anche qui di fare battaglie ideologiche. Anna Pandolfi 92 dice: la consacrazione vale lo stesso quella del Monforte? I 33 giorni, ma se uno da fa... La domanda non è molto chiara, Anna Pandolfi, se la può riformulare sarebbe meglio. Antohind 91: Don Leonardo, nella mia parrocchia si è fatta la votazione per il consiglio pastorale durante la pausa dopo la predica della Santa Messa. Secondo lei è una cosa lecita? A me ha dato fastidio di questa cosa. Antoine 91 ne parla direttamente con il parroco. Io non ho idea di che cosa sia successo, insomma, mi sembra una cosa strana che durante la messa si faccia una votazione. Però se ci sono problemi si va dal parroco e si parla della situazione, e se realmente c'è stato un abuso si cerca di parlare evidentemente prima con il diretto interessato, che non si ricorre subito alle alte sfere, ecco, però certamente è una cosa che, se un abuso di questo genere c'è stato, non va bene, ma se non se ne parla con Don Leonardo, se ne parla con il diretto interessato, insomma, no? Perché Don Leonardo ignora completamente la situazione, insomma, di quella parrocchia ed esattamente quello che è successo. Poi Sinicicero dice: buonasera, qual è il modo migliore per aiutare le anime del purgatorio? Il modo migliore per aiutare le anime del purgatorio è far celebrare le messe in loro suffragio, meglio ancora se le messe gregoriane. Iantorno Ernesto dice: Don Leonardo, buonasera, le volevo chiedere, quando una persona sta morendo e si segna con l'acqua benedetta e l'oro benedetto chiedendo perdono a Dio, può evitare l'inferno? Grazie. Allora, anche questa domanda, insomma, è una domanda un pochino particolare. Allora, l'oro benedetto e l'acqua benedetta non sono, come dire, delle cose magiche che se uno, cioè, allora, la salvezza di un'anima dipende dal fatto che muoia in stato di grazia di Dio, e quindi pentita almeno sostanzialmente dei peccati, o avendo delle circostanze soggettive che diminuiscono la responsabilità delle colpe che soltanto il Signore conosce, eccetera, eccetera. Certamente
ricevere il sacramento dell'unzione con le debite disposizioni, se possibile preceduto dal sacramento della confessione, che ordinariamente, se non si prende l'oro santo certamente all'ultimo momento in condizione di incoscienza, dovrebbe precedere l'unzione sacra, è certamente che è un sacramento importantissimo, l'unzione degli infermi, certamente ottiene la remissione di tante colpe non confessate, dei peccati dimenticati per ignoranza, insomma di tante altre cose. Quindi è un sacramento importantissimo, una volta si era molto attenti a non far morire le persone senza questo sacramento. E evidentemente poi la salvezza dell'anima dipende dalle condizioni soggettive con cui l'anima arriva alla morte, e quella le giudica soltanto nostro Signore. Noi possiamo e dobbiamo fare il possibile per arrivare pronti al momento dell'incontro con sorella morte, dobbiamo pregare per tutti i moribondi, ogni volta che diciamo l'Ave Maria preghiamo per tutti i moribondi, perché diciamo prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, quindi non preghiamo soltanto per egoisticamente, dicendo per noi allarghiamo la nostra preghiera a tutti, insomma, no? Bene, Gali Polizza dice: quando si benedicono gli oggetti sacri, per esempio il rosario o altro, si può fare senza l'uso dell'acqua benedetta? Allora, in caso di necessità certamente sì, quindi quando non c'è l'acqua benedetta a disposizione si può fare, perché per benedire un oggetto in caso di necessità basta semplicemente che il sacerdote ci tracci sopra un segno di croce con l'intenzione di benedire, perché una benedizione è come quella che diceva al termine della Santa Messa, quella è una vera benedizione con tutti i crismi e senza che gli manchi assolutamente nulla, così come il sacerdote quando benedice le offerte prima della consacrazione traccia un segno di croce sopra di esse. La benedizione ampia, quindi completa, prevede insieme al segno di croce una preghiera che accompagna la benedizione e dopo la preghiera col segno di croce l'aspersione con l'acqua benedetta, ma non sono, diciamo così, indispensabili. Teresa Bianchi 04 scrive: durante la Santa Messa la preghiera offerta dal sacerdote per un defunto ha lo stesso valore della preghiera offerta da un fedele sempre per un defunto? E allora, dipende, perché il sacerdote è arbitro, ed è per questo che si chiedono le messe, si lasciano le offerte per le messe e si chiede l'applicazione della messa per una certa intenzione, perché il frutto specifico della Santa Messa appartiene al sacerdote celebrante, perché è celebrante. E quindi il fatto che il sacerdote applichi la messa per un fedele defunto a chi chiede questa cosa, soprattutto quando è accompagnata da un'offerta, perché quando è accompagnata da un'offerta e il sacerdote l'accetta, il sacerdote ha l'obbligo grave, cioè sotto pena di peccato mortale, e sottolineo mortale, di applicare quella messa secondo quell'intenzione. D'accordo? Solo se non riceve nessuna offerta è libero di comportarsi come meglio crede, cioè può pregare semplicemente per il defunto oppure applicare la messa. È chiaro che l'applicazione della messa da parte di un sacerdote non è eguagliata da nessun atto di nessun fedele, ed è anche chiaro che il sacerdote durante la messa, a prescindere dall'intenzione per cui l'applica, può pregare per i suoi vivi, per i suoi defunti, e la preghiera, c'è la stessa differenza. La preghiera di un sacerdote è qualitativamente differente da quella di un fedele laico, appunto perché preghiera di un sacerdote. Un sacerdote che ha un sacramento che un fedele laico non ha. I sacerdoti elevano le preghiere a Dio, i battezzati, scusate, elevano le preghiere a Dio in forza del sacerdozio comune o battesimale, che per carità è una cosa grandissima, certamente non da disprezzare, ma i sacerdoti pregano in forza del sacerdozio ministeriale, che è un sacramento distinto e differente, e come segna la Chiesa non fa semplicemente non rende semplicemente il sacerdote il capo, d'accordo, quindi il superiore, ma differisce per essenza dal sacerdozio comune, non soltanto per grado, e quindi conferisce alla preghiera sacerdotale una caratteristica, un tratto, una dignità che prima senza essere sacerdote non avrebbe, e che quella di un fedele laico non ha, per ragioni sacramentali, oggettive. Liborio 123 dice: reverendo, se si partecipa a due messe ci si può comunicare entrambe? La disciplina attuale della Chiesa lo consente a condizione che si ascoltino tutte e due le messe
dall'inizio alla fine, fermo restando evidentemente lo stato di grazia che vale per entrambi. Blasi Arianna, buonasera padre, si può chiedere una messa per se stessi? Certamente, si fa applicare una messa ad mentem offerentis e l'intenzione può essere di farla applicare per sé, certamente. Per sé, a sconto dei propri peccati, sono tante intenzioni per cui si può far applicare la messa. La messa si può dire anche per tante intenzioni e per tanti viventi. Actarus Goldrick scrive, buonasera, che significato avrebbe il dogma di Maria Corredentrice? Eh sì, non si può questa cosa dire in due minuti, insomma, ci ho fatto cicli di catechesi, insomma, su questa cosa. Questa è un fatto molto 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 importante, perché conferirebbe alla Madonna, diciamo così, il quinto titolo che ancora le manca, a quelli che già la Chiesa le ha dogmaticamente e ufficialmente riconosciuto, che sono quelli di Vergine Perpetua, il primo, Madre di Dio, il secondo, Immacolata, il terzo, e Assunta, il quarto. Ecco, che sia corredentrice, mediatrice, avvocata dell'umanità, corredentrice in senso stretto, vuol dire riconoscere un'altra peculiarità unica, ecco, della Madonna, e che a mio avviso senza dubbio questa è ancora materia di libera discussione. Fino a quando non ci sarà il dogma della corredentrice, io sono certo che ci sarà, questa è la mia opinione personale, non è che sono un profeta o cose di questo genere, ma sono sicuro che presto o tardi questa cosa si farà. Fino a quando questo dogma non ci sarà, si è liberi di credere si è liberi, diciamo, di essere moderatamente, sanamente schierati tra corredentisti e non corredentisti. Io sono un corredentista, non ho nessuna paura di dirlo. Quando Santa Madre Chiesa definirà il quinto dogma, allora non si può più essere non corredentisti. Ecco, certamente sarebbe una cosa che conferirebbe un'ulteriore gloria al cuore di Maria. Gali Polizza scrive, in cosa consiste la vita di preghiera dei Santi del giorno 31? Può accennare se è possibile, però che il sacerdote non fa nulla. Le biglie di preghiere, le biglie di preghiere che faccio sono tutte quante in diretta streaming, quindi se uno vuole vederle accende Facebook e le vede. Io personalmente non farò niente di, cioè, le veglie lunghe come quella del 31 di ottobre, diciamo che le faccio di media una volta al mese, e generalmente in concomitanza con momenti in cui so, e lo so perché l'ho letto sui libri degli esorcisti, che purtroppo i concorrenti, quindi gli amici del nemico, fanno le loro schifezze. Siccome il 31 è uno dei giorni, lo fanno il 31 e generalmente alla vigilia delle grandi feste mariane. Quindi per esempio ogni anno faccio una grande veglia, lo stesso, fino a notte inoltrata, perché questi, il massimo dei quali, combinano alle 3 di notte, quindi tocca sta sveglia almeno fino a verso le 3 e mezza, 4 meno un quarto, tocca. Questa è una cosa completamente libera e volontaria. Io erano cose che facevo per conto mio, quando i fedeli, quando ero ancora a Borgo San Michele, si accorsero che la notte stavo in chiesa, mi dissero, che fai in chiesa? Dico, prego. E perché non apri la porta? Dico, apro la porta. Io apro la porta, che problema c'è? Che c'ho qualcosa da nascondere? Se c'è qualche eroe che vuole starsene fino alle 4 in chiesa, mi fa compagnia, insomma, benvenuto, insomma. Durante queste veglie che cosa si fa? Forse nelle veglie più lunghe qualche volta potrebbe prevedere, per esempio il 31 di dicembre, lo faccio sempre, forse anche il 31 ottobre, adesso devo pensare, si può fare anche una messa all'inizio della veglia, adorazione, preghiere della chiesa, quindi ufficio delle letture a mezzanotte e lodi al termine della veglia, e rosari e letture spirituali, tutte cose, diciamo così, assolutamente normali. Se non fossero cose normali, non, certamente non le metterei in pubblico, che chiunque le può vedere, mi verrebbero o a arrestare se fossero cose illecite dal punto di vista civile, oppure a scomunicare se fossero cose illecite dal punto di vista ecclesiastico, no? Quindi niente di che, ecco, quindi cose non normalissime, insomma, che i fedeli cattolici fanno regolarmente, magari ad orari un pochino meno, ecco, meno proibitivi. E il gatto io dice, buonasera caro padre, ho letto il libro Fateci uscire di qui di Maria Simmia, molto bella, ma c'è una cosa strana, padre Pio è passato dal purgatorio, secondo lei Maria Simmia è attendibile? Personalmente, da quello che io so,
Maria Sim è abbastanza attendibile. Come in tutte le cose, non si possono prendere quando ci si accosta a queste grandi personalità mistiche. Bisogna fare sempre attenzione di non prendere. Non è detto che sia oro colato tutto quello che dicono nei minimi dettagli, cioè un'attendibilità sostanziale non esclude che su qualche piccola cosa ci possa essere qualche errore, insomma, qualche interpretazione personale. Cioè, quando si entra su queste cose che hanno a che fare col soprannaturale, si entra in campi, in terreni un pochino, ecco, minati, ecco. Che Padre Pio possa essere passato per qualche istante in purgatorio, può essere possibile e giustificato in base a tante possibili motivazioni. Ho sentito dire anche da qualche persona, perché non ha detto soltanto Maria Simma, io questa cosa sapevo che l'aveva detta la Tuzza Evolo, non Maria Simma. Comunque, non si tratta di grandi sorti di purgatorio. Andare direttamente in paradiso, evitando completamente il purgatorio, certamente non è cosa molto molto semplice, insomma. Ecco, ci proveremo, perché ci proviamo e ci vogliamo certamente. Però, bene, Anna Pandolfi scrive 92, quella del Monforte vale come se uno fa la consacrazione 31 giorni del Vergine di Involere. No, Anna Pandolfi, credo che adesso si capisca un pochino meglio, ma sono due cose differenti, non sono la stessa cosa. Il gatto io è giusto boicottare ovviamente pacificamente l'associazione Ludica, il 31 festeggiano Halloween truccando i bambini da mostri. Io l'ho fatto pacificamente su Facebook e su Instagram, ho fatto bene. Ah, il gatto, su queste cose uno si deve regolare secondo la propria coscienza. Quindi, quando le cose si fanno, come dire, in maniera, cioè, pacata e garbata, nel senso che io ho tutto quanto il diritto di dissentire da certe cose, di tenere alla larga se ce l'ho i miei figli, e anche di, come dire, contrastare un certo modo, di un certo tipo di pensiero. Bisogna vedere poi concretamente i modi e le forme che questo modo di procedere assume, perché noi siamo sempre cristiani, d'accordo? Quindi anche nelle buone cause, nelle giuste battaglie, dobbiamo sempre combattere come combatterebbero Gesù e Maria. Ecco, quindi, e questo quindi poi in coscienza, e il gatto io faccia l'esame di coscienza e veda se le rimorde qualcosa nel modo con cui ha concretamente agito per mettere in atto queste cose. Antoindo 91, Donardo, nella mia parrocchia i confessori mi danno come penitenza di recitare un Padre Nostro o niente. Mi consiglia di cambiare confessore o di inventarmi da solo una penitenza. Allora, numero uno, a me non piace dare giudizi neanche generici, ecco, sull'operato dei miei confratelli, perché ecco, la penitenza sacramentale dipende dal tipo di confessione che uno ha ascoltato. Dipende dalle condizioni soggettive del penitente, quindi il sacerdote calibra la penitenza tenuto conto di diversi fattori. Uno è libero di confessarsi con chi meglio crede. Se ritiene che per i propri peccati la penitenza ricevuta sia troppo piccola, può chiedere lui stesso al sacerdote di dare una penitenza più consistente. Se il sacerdote non dà una penitenza più consistente e il penitente riterrebbe opportuno riceverne una tale, certamente è sua facoltà di andare in cerca di confessori, come si dice, un pochino più severi, che siano, come dire, disponibili ad accondiscendere alle proprie richieste. Certamente noi non possiamo imporre a un confessore di essere come io voglio che sia. Ecco, ho il diritto, come dire, di avere anche, come dire, delle esigenze personali, perché c'è chi preferisce il confessore un po' più severo,
e c'è chi preferisce il confessore un po' meno severo. La Chiesa lascia la libertà assoluta al fedele di scegliere il proprio confessore. Non c'è nessun obbligo di confessarsi da nessun confessore, nemmeno dal proprio parroco. Anche il parroco ha l'obbligo di confessare i fedeli della sua parrocchia, ma i fedeli della parrocchia non sono obbligati a confessarsi dal parroco, d'accordo? Quindi, ecco, perché la scelta del confessore è un atto personale e personalissimo dei singoli fedeli. Allora, un'altra domanda. C'è Anna Di Lorenzi che scrive: per chi è morto suicida, le messe a suffragio possono salvare? Allora, le messe a suffragio non possono salvare, d'accordo? Perché la salvezza è una cosa che si ottiene fino a quando si sta in vita, d'accordo? Ecco. Un santo mio confratello raccontava questo aneddoto reale, però, che ogni tanto incontrava delle persone che gli dicevano: padre, io non c'ho tempo di venire a messa e di pregare, quindi preghi lei per me. E lui risponde: sì, io prego, però sta attento che può darsi che un bel giorno sto signore ti dica: io non c'ho più tempo per salvarti perché sei morto. Ecco, allora, la salvezza è cosa che si ottiene prima della morte, non dopo la morte, perché le messe di suffragio non ottengono la salvezza, perché se uno salva non è, la messa di suffragio non gli fa né caldo né freddo. La messa di suffragio ha come unico scopo quello di abbreviare o lenire le pene che si soffrono nella purificazione post mortem del purgatorio, per chi ancora non è in condizione di accedere alla visione beatifica. Ma non è che dici: quello è morto suicida, allora con la messa che celebro dopo, se sta all'inferno lo tiro fuori dall'inferno, perché dall'inferno non si tira fuori nessuno, quindi noi non dobbiamo mettere all'inferno nessuno, lasciamo che ce lo metta nostro Signore. Ecco, però da un punto di vista dottrinale bisogna avere chiaro il fatto che il fine di una messa non è la salvezza di un'anima, ma è semplicemente il suffragio di un'anima che sia già salva. Allora, sto scorrendo. Chiudiamo prima, mi sa, oggi no. Allora, anche Natuzza vedeva le anime del purgatorio, parlava con l'angelo custode, va bene. Rosanna, finito. Scrive: ma come funziona esattamente? Ogni preghiera che dico il Signore libera un'anima del purgatorio. Che significa questo qui? Questo non possiamo sapere noi queste cose, d'accordo? Cioè, che ogni preghiera che uno dice il Signore libera un'anima del purgatorio. Una cosa che sappiamo, cioè nel senso che la Chiesa, questo lo dico anche perché chi non lo sa lo sappia, la Chiesa concede nei giorni dal 1 all'8 di novembre, io ho questa abitudine, spero di conservarla anche quest'anno, a chi visita il cimitero e recita anche solo mentalmente un eterno riposo, la liberazione di un'anima del purgatorio al giorno. Questo sta scritto nell'inquirito dell'indulgenza della Chiesa. Dopodiché, quando sia liberato un'anima del purgatorio, noi non lo sappiamo. Quindi, più messe facciamo celebrare, più preghiere diciamo, meglio è. Certo che servono diverse preghiere per salvare un'anima, che basta un eterno, cioè in quei giorni c'è quella concessione dovuta al fatto che il novembre è il mese dei defunti, fermo restando che per ricevere un'indulgenza plenaria ci vogliono sempre le stesse condizioni: stare in grazia di Dio e avere il distacco dell'affetto dal peccato anche veniale. È possibile che l'ecumenismo possa far perdere o far vacillare la fede di un prete? Perché? Non credo. L'ecumenismo rettamente interpretato, rettamente vissuto, di per sé è una cosa buona, perché rappresenta il cammino innanzitutto di preghiera, di conversione, di dialogo, di conoscenza reciproca, perché possa realizzarsi il desiderio, l'auspicio di nostro Signore che la famiglia dei suoi discepoli si è radunata sotto un solo gregge e un solo pastore. Il falso ecumenismo, quindi quello che vorrebbe, come
dire, livellare tutte quante le confessioni cristiane, dire che il cristianesimo è una somma algebrica, ti prendiamo un po' di qua, un po' di là e facciamo che sono tutti quanti uguali, certamente questo non è da seguire, forse intenda questo, insomma, per poter far vacillare la fede, insomma. Ma l'ecumenismo di per sé, come tutte quante le cose, se sono rettamente intese, evidentemente che sono cose buone. Allora, Zerofolle 63 dice: carissimo Leonardo, io e mio marito, carissimo Don Leonardo, ieri mio marito e io siamo andati ad un battesimo a causa di zone chiuse e lavori stradali, siamo arrivati durante l'omelia. Vai dalla messa, grazie di cuore. La messa è valida perché quando il ritardo dipende da cause non dipendenti dalla propria volontà, quindi se si arriva alla messa all'omelia per negligenza, d'accordo, per cattiva abitudine, certamente non è una cosa buona. E anticamente si diceva che perché fosse valida la messa bisogna arrivare prima che il sacerdote scoprisse il calice, cioè prima dell'offertorio. Ecco, queste cose un pochino giuridiche, ecco, questo, cioè, d'accordo, cioè, fatta la legge e trovato l'imbroglio, si diceva una volta, no? Cioè, queste cose, insomma, la Chiesa le diceva proprio per tranquillizzare la coscienza, perché essendo il progetto domenicale sub gravi, a meno che non ci siano, doveva dirti, guarda che se arrivi più tardi di quella cosa lì, la messa non è valida, te la devi risentire. Ma questa non è l'autorità, siccome la messa è valida, se arrivo prima che il prete scopre il calice, allora è meglio che arrivo subito dopo l'omelia, almeno mi risparmio la predica, tutta la prima parte della messa che mi annoio. Ecco, se uno prendesse questa disposizione in questo modo, abbiamo fatto la legge e trovato l'imbroglio, non è questo il motivo. Chiaro che se uno arriva tardi, senza che ci abbia colpa, non ci sono problemi, ma è anche chiaro che la messa bisogna ordinariamente ascoltarla dall'inizio alla fine e non arrivare all'ultimo momento, ma arrivare almeno 5 minuti prima. Questo è un minimo di buon senso, ci si arriva, insomma, no? Se io ho un invito a pranzo, non arrivo un quarto d'ora dopo, perdonatemi, è da cafoni, eh. Se non c'è una motivazione, certo, sono trovato traffico per strada, chiederò perdono, mi mortificherò, chiederò scusa, dico guarda, sono partito 2 ore prima, mi dispiace, faccio una telefonata, dico guarda che arrivo tardi, insomma, no? Quindi non possiamo essere con nostro Signore più cafoni di quanto non saremmo, insomma, con giustamente, essendo persone educate, con i nostri simili, no? E Ivana 6604 dice: che ne pensa della metafonia? Ma se la metafonia si intende quella cosa che si sentono le voci dei morti, cioè tutte queste robe, che voci dei morti, scrittura automatica, tutte quelle robe, una roba viene dal diavolo, quindi è risposta proprio assolutamente da, cioè, stanno alla larga come dalla peste bubbonica, non credere proprio in nessuna forma e in nessun modo a queste cose qui, mai, d'accordo, per nessuno, non soltanto, e farle, praticarle è di per sé stesso peccato mortale contro il primo comandamento. Ok, se si intende questo, se si intende altro non saprei, perché metafonia in greco, insomma, significa presso presso il suono, insomma, oltre, sì, metafone. Quindi chiarisca Ivana 6604 se intende qualcos'altro rispetto a quello che io ho risposto, insomma, no? E la visita con preghiera in cimitero porta sollievo alle anime purganti, Stefania VRSC, certo, per questo esistono i cimiteri e per questo è bene non cremare, ma far inumare, come da tradizione cattolica bimillenaria, le salme dei defunti, perché la visita al cimitero, quindi con la preghiera, con l'accensione delle lampade, con l'aspersione dell'acqua santa sulle tombe, io la farò ogni anno al cimitero di Sermoneta, qui c'è una tradizione che primo di novembre si va in processione al cimitero e si benedicono le tombe, questa è una cosa molto molto buona. Ivana 6604, io ho già risposto che non si salvano e non si liberano le anime che non si sono salvate in vita, quindi ecco, non ripetiamo poi le stesse
domande. Anton Hind. Don Leonardo, lei farebbe mai un presepe a forma di barcone? Credo lei capisca a cosa mi riferisco. La mia non è una domanda provocatoria, mi piacerebbe avere il suo parere in merito. Ma io non darò il parere in merito su queste cose qui, perché sono cose eminentemente personali e ciascuno ha la sua propria personale sensibilità e il suo modo di esprimere determinate cose. Ovviamente di ciò che esprime, del perché lo fa e del come lo fa, come in tutte le cose che facciamo, ne abbiamo la responsabilità nel bene e nel male, davanti a Dio e davanti agli uomini. Ma io non intendo mai rispondere a questi tipi di domande e non entrare nemmeno in questa sorta di polemica indiretta con qualche mio confratello, d'accordo? Perché è lo stile che mi contraddistingue, quindi mi dispiace, ma non posso aggiungere altro. Che cos'è un miracolo questa sera? Pare che siano finiti. Ah no, ok. Gallipolizza chiede: ma ora la Chiesa non accoglie la cremazione? No, Gallipolizza, la Chiesa non accoglie affatto la cremazione. C'è un documento scritto dal Cardinal Müller nel 2014, se non ricordo male, e controfirmato da Papa Francesco, che è un'istruzione proprio sulla pratica della cremazione, che oggi è purtroppo diffusa anche tra i fedeli, dove si ricorda che la cremazione non è approvata dalla Chiesa né consentita dalla Chiesa, ma è tollerata dalla Chiesa a certe condizioni, quindi non è né raccomandata né approvata né benedetta, d'accordo? Ecco, quindi, ma purché non sia fatta a sfregio della verità e della risurrezione della carne, a certe condizioni e con tutte le limitazioni messe, proibito portarsi le cenere del morto a casa, proibito prendere le cenere e mettersi dentro la catenina, sono tanto una serie di cose scritte nel documento, e quindi con tutti questi distinguo, a certe condizioni è tollerata, ma che sia una prassi che vada prendendo piede non è una cosa buona questa qui, ecco. E anche questo è un documento poco conosciuto, io ho avuto modo di parlare anche con qualche cattolico un po' ignorantello in senso etimologico del termine, nel senso che non sa le cose, però accompagnando l'ignoranza con una cosa che si chiama anche strafottenza, questo è un po' offensivo ma è oggettivo in certi casi, che mi ha aggredito dicendo: ah, la Chiesa adesso ormai approva la cremazione. Dico andiamo a leggere insieme il documento e poi vedremo se la Chiesa approva la cremazione. Dico, insomma, con il dovuto rispetto, insomma, io documenti, semplicemente certi documenti che sono parroco li leggo, insomma, no? Ecco, quindi Alessia CLS dice: Leonardo ci spiega qual è l'atteggiamento, Don Leonardo ci spiega qual è l'atteggiamento migliore per affrontare i duri periodi di prova. Qui siamo in una valle di lacrime, quindi l'atteggiamento migliore per affrontare i duri periodi di prova è disporsi ad abbracciare con amore le sofferenze che il Signore ci manderà in questa valle di lacrime, ad essere sempre in grazia di Dio, ad essere alimentati da una preghiera continua, dalla vicinanza ai sacramenti, da un profondo rapporto con il Signore. Molte sono le prove che attendono il giusto, dice il Salmo 33, adesso col fatto che c'è stata la doppia numerazione ebraico-greca, molte sono le prove che attendono il giusto, ma hanno liberato tutte quante al Signore, quindi non dobbiamo avere paura di prova alcuna se Dio è con noi e noi siamo con Lui. Ecco. Allora, poi... Buonasera, vorrei avere chiarimenti sui neocatecumeni, come sono organizzati e perché le loro messe sono in... Se qui stiamo fino a mezzanotte, allora, il cammino neocatecumenale è un movimento ecclesiale molto molto controverso, con delle peculiarità molto molto particolari, è impossibile fare una sintesi esaustiva in poche battute, data la complessità del fenomeno. Quindi eventualmente mi ricontatti in privato,
mi telefona oppure mi scrive una mail e possiamo approfondire con calma questo punto. Miriam Giura Trabocchetta scrive: Buonasera, Don Leonardo. Se gli angeli sono spiriti, perché vengono raffigurati con le ali? Anche Luisa parla degli angeli nelle ore della passione. Allora, spiriti non vuol dire esseri, cioè, che cosa pensa che siano gli spiriti di Miriam Giura Trabocchetta? Cioè, gli spiriti non sono vapori acquei, quindi cioè, gli angeli hanno sicuramente una loro consistenza, d'accordo? Che non è composta probabilmente dai nostri stessi atomi, ma c'hanno certamente una conformazione, no? Quindi sicuramente sono rappresentati con le ali, perché nella Sacra Scrittura si parla degli angeli con le ali, anzi alcuni ce ne hanno sei addirittura, secondo il profeta Isaia, insomma, che sono i serafini, quindi non c'è niente di strano che siano raffigurati in questo modo. Smith Stingari: la beata Serafina Micheli ha visto Lutero all'inferno. È possibile che la sua anima sia dannata? Se la beata Serafina Micheli l'ha vista all'inferno, io prendo atto di quello che ha visto la beata Serafina Micheli. Insomma, io non sono il sostituto di nostro Signore Gesù Cristo per dare giudizi su Martin Lutero. Ecco, ha combinato dei guai. Se era mosso da buona fede o non buona fede, questo Dio lo sa. Certamente alcune cose che ha fatto dopo aver messo in atto il processo di riforma e che si leggono, certamente non sono molto edificanti, insomma, anche frasi attribuite a lui, insomma. Come sia morto Lutero, io non lo so, ecco, quindi se questa beata l'ha vista all'inferno, io non la conosco. Certo, per essere beata vuol dire che gli iscritti sono già stati sottoposti al vaglio e c'è il Nil Obstat della Chiesa, si deve prendere atto di quello che dice, insomma. Ecco, io, se sono vere, se Lutero ha fatto alcune cose che ha fatto Lutero sono. Ricordiamo sempre una cosa, cum ecclesia, in ecclesia e sub ecclesia, sempre, ok? Quindi questo non è, qualunque cosa succede, cum ecclesia, in ecclesia e sub ecclesia, non si discute, d'accordo? Qualunque cosa debba succedere nella nostra cara e santa Madre Chiesa. Quindi fare riforme della Chiesa mettendosi contro il Papa, contro la gerarchia, scatenando inferni e rivoluzioni, mai è cosa benedetta da nostro Signore. Punto. Questo proprio. D'accordo? Poi le circostanze, l'azione, le circostanze soggettive delle persone le giudica soltanto nostro Signore. Ma noi non dobbiamo mai fare niente di questo genere. Iola Rossi, un 69, dice: Buonasera, Leonardo, buonasera, Don Leonardo. Come prepararsi per fare la consacrazione Totus Tuus? La preparazione prossima si fa con i 30 giorni di preparazione. La preparazione remota si fa leggendo e comprendendo bene il trattato della vera devozione e soprattutto imparando a vivere, prima di fare la consacrazione, lo spirito di una vera devozione alla Madonna. Ricordiamo sempre che la vera devozione consiste nell'imitazione. Dashuria Nukshuket Kurre, buonasera Don Leonardo, volevo sapere qualcosa riguardo al carisma del discernimento degli spiriti di cui parla San Paolo, grazie. Allora, del carisma io non, come ogni carisma, è un dono straordinario che il Signore può dare per mezzo dello Spirito Santo. Il discernimento degli spiriti però è anche arte che si impara, come dice Sant'Ignazio, è nient'altro che imparare a discernere quando ciò che si muove dentro di noi, i nostri pensieri, vengono da fonti positive o da fonti negative. Ci sono delle regole e delle considerazioni che si imparano sui manuali di ascetica. In particolare è molto utile leggere la parte dell'esercizio spirituale di Sant'Ignazio, che è dedicata proprio al discernimento
degli spiriti. De Angelis Rossella scrive: buonasera padre, il velo in chiesa è obbligatorio per le donne? Allora, il velo in chiesa per le donne nell'attuale disciplina non lo è, perché è caduto in desuetudine. Tuttavia, l'obbligo del velo muliere in chiesa fu sancito da una norma ecclesiastica emanata da Papa Lino, che è il successore di San Pietro, e non è stata mai formalmente abrogata. Quindi negli ultimi 50 anni, soprattutto credo dopo la riforma liturgica, il passaggio dal Vetus Ordo al Novus Ordo, il velo è caduto in desuetudine. Quindi la desuetudine pare che anche a livello ecclesiastico, come a livello civile, la consuetudine e la desuetudine faccia legge, diciamo così, ha fatto venir meno l'obbligatorietà, che rimane sul piano comunque teorico, perché quanto io ne so quella norma non è stata abrogata. Anche qui, non essendo obbligatorio, non è tuttavia opportuno, come invece sovente accade, biasimare qualche pia donna che intendesse indossare in chiesa, per ragioni di devozione personale, del suo rapporto con Gesù, di umiltà e di riverenza, di tutto quello che vuole, il velo muliebre. Perché oggi purtroppo c'è una situazione di intolleranza. L'intolleranza non va mai bene, né da un lato né da un altro. Perché io con il tempo ho imparato che le persone, nell'ambito del lecito, e specialmente per ciò che attiene al loro rapporto personale con Dio, vanno possibilmente lasciate libere di esprimersi entro i margini del possibile, d'accordo? Cioè, questo vale. Io personalmente sono di questa opinione, di questa posizione. Se non sbaglio, abbiamo miracolosamente finito le domande. No, ecco. Ai ai ai, non abbiamo finito. Andrea Battimiello 99 scrive: gentilissimo padre, nella notte del 31 ottobre, 1 novembre è conveniente accendere un cielo benedetto. Ai ai ai, Andrea Battimiello, è acceso tardi, perché ne abbiamo già parlato. Alcuni giudicano tale pratica superstiziosa, ignorando la dignità grande dei sacramentali. Andrea Battimiello, gli diamo come compiti a casa, quando questa puntata sarà su YouTube, di andarsela a risentire, perché ne abbiamo già parlato. Bene. Il tempo a nostra disposizione sta per scadere, mancano 20 secondi, quindi non rispondiamo alla domanda, dato che tutti chiedono la benedizione. Eccola: vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci risentiamo, se Dio vuole, ci rivediamo su queste frequenze la prossima settimana. Ave Maria.